Continua senza sosta il lavoro dell'associazione di Isola del Gran Sasso Kerygma a sostegno delle famiglie ucraine che stanno vivendo in una condizione disperata a causa della guerra. In quei territori le persone muoiono di fame e sete, il conflitto si sta allargando, la crisi umanitaria peggiora di giorno in giorno. A lanciare un nuovo appello è il presidente Sergio D'Ascenzo, che ha registrato un netto calo delle donazioni all'associazione, che da tempo è in prima linea per aiutare queste popolazioni. Sono il nostro magazzino alla Gammarana, stiamo continuando a comporre pedane, stiamo continuando a cercare di fare tutto il possibile per mettere insieme materiale per il prossimo tir. Stiamo lavorando con buona volontà nonostante il caldo, ma immediatamente il mio pensiero va in Ucraina, va ai bambini disidratati, alle famiglie che non ricevono abbastanza per sopravvivere, alla guerra che si è di nuovo allargata e continua a distruggere, e alla sensibilità che è calata tantissimo fra coloro che ci hanno sostenuto fin qui. Non so che fare, stiamo stringendo i denti e non vogliamo mollare. Sabato riparto, vado di nuovo in Ucraina per qualche giorno con un grosso carico di alimenti che stiamo cercando di mettere insieme lì al nostro centro smistamento. Cercheremo di soddisfare qualcosa come 6.000 persone con un paio di tir, con pane e con pacchi sopravvivenza. Ad oggi sono diversi i tir fatti partire in direzione Romania, dove l'associazione ha un punto di raccolta e smistamento di tutto il materiale in arrivo. Ma non basta e serve anche denaro per pagare carburante e mezzi che l'associazione Kerygma raccoglie tramite un conto corrente pubblicato sulla propria pagina Facebook. A nome della nostra associazione vi chiedo di fare tutto il possibile per un nuovo impeto di voglia di aiutare, perché le persone davvero stanno morendo di fame. Questa situazione diventa sempre più incerta e se ne parla sempre di meno. Per favore, aiutateci ad aiutare, aiutateci a mettere insieme cibo in scatola, farmaci, acqua, in modo che possiamo continuare a mandare tir e sostenere quella povera gente prima che davvero diventi una strage di stenti. Vi prego, ogni lunedì, mercoledì, venerdì ci vediamo dalle 15.30 alle 19 alla Gammarana. Io vi darò qualche notizia più fresca direttamente dal fronte, dalla zona di guerra, nei prossimi giorni. Grazie, vi aspettiamo.